Benvenuti in Notturno Crime, l'appuntamento di rubrica notturna della domenica sera, dove trattiamo esclusivamente casi italiani. È il 19 maggio del 1998, siamo a Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Qualcuno quel giorno andrà al museo come tutti gli altri, come uno dei tanti visitatori, ma il suo scopo non sarà quello di ammirare l'arte in essa contenuta. Sigla. Ci troviamo, come abbiamo visto, a Roma. E intorno a mezzanotte, quando un addetto al bar del Museo Nazionale di Arte Moderna si accorge che è ora di chiudere il locale. Beh, tutto nella norma, niente di, sì, di anormale. Allerterà a questo punto gli altri dipendenti che, come in ogni chiusura, avrebbero dovuto controllare porte, finestre ed assicurarsi che tutto fosse ben chiuso e il locale messo in sicurezza. Sì, prima di chiudere e lasciare il tutto. Tuttavia le dipendenti non rispondono alla chiamata del responsabile. No. E l'uomo non riceve la risposta, cioè non riesce a trovarle. Così preoccupato, ovviamente, uscirà dal bar e si dirige verso il portone principale per capire come mai nessuno sta rispondendo alle sue telefonate. E il caffè delle arti moderne ha il portone ancora aperto e a quell'ora invece avrebbe già dovuto essere chiuso. Dunque, allarmato come abbiamo visto, l'uomo deciderà di chiamare le forze dell'ordine. Sì. Non perde tempo, insomma. Una volta in loco, le autorità entreranno all'interno del museo per accertarsi che nessuno fosse entrato. Eh sì. Tuttavia, all'interno del museo non troveranno nulla di strano. Il barista farà sapere che quella sera sono di servizio tre guardiane, eppure non c'è traccia delle donne. In tre addirittura, dove sono andate le tre donne? Infatti, che cosa è successo? Sono sempre state lige nel loro lavoro. Mm-hmm. E poi sparire tutte e tre. Deve essere per forza successo qualcosa di anomalo. Eh sì, qualcosa di grave. Durante l'ispezione nei pressi di una scala, le autorità sentiranno dei rumori. I rumori arrivano proprio da dietro una porta chiusa dall'esterno. I militari la apriranno, mm-hmm, e dentro troveranno le tre dipendenti, ecco, legate e imbavagliate. Almeno sono vive. Sono vive, sì. Le donne hanno lo sguardo terrorizzato, ma per forza vorrei vedere qualcun altro al loro posto. Qualcuno le ha immobilizzate e chiuse lì dentro, anche se non sembrano, per fortuna, essere ferite. Dunque, che cosa è successo? Verrà allertata la caserma del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Sì, è urgente la situazione. È evidente che le donne sono state impossibilitate di vedere chi fossero, chi le ha chiuse lì dentro. Sì. Ma sì. Lo scopo di quegli uomini era chiaro tutto, ovviamente, rubare all'interno della galleria qualche opera d'arte. Siamo nel museo, più che rubare, che cosa puoi fare? Dunque bisogna intervenire subito, perché sì, all'interno della galleria di arte moderna c'è stata una rapina avvenuta mano armata. Sì. Non è cosa che capita poi così spesso, no, cioè una galleria nazionale. Eppure qualcuno ogni tanto ci prova lo stesso. Nonostante gli allarmi, davvero, perché dovrebbero esserci degli allarmi di sicurezza, certo, mica da poco. Nonostante anche la complessità di un colpo di quel genere e nonostante che la merce rubata, poi non è che sia così facile da collocare, non è che vai, non vai dal rigattiere. No, infatti, deve esserci un giro mica da poco. Sì. L'obiettivo nello specifico? Due quadri di Van Gogh e uno di Cézanne. Sono degli intenditori però questi ladri. Insomma, una è l'arlesiana di Van Gogh, che ritrae raffigurata Madame Ginot, che era proprietaria di un bar di Arles. Ma che curioso. Dove l'artista trascorreva spesso le proprie serate. E il secondo quadro invece è il giardiniere, dedicato ovviamente alla vita contadina. E poi c'è anche quello di Cézanne, ovvero Le Cabanon de Jourdain, che è la sua ultima opera. Non è neanche compiuta, pensa. Morale? I ladri, tre per la precisione, hanno rubato quadri per un valore di milioni di euro. Sì. Non si riesce a stimare bene di preciso quanto, ma milioni. Troppi. Milioni, troppi. Allora torniamo a quella sera del 19 maggio. Mentre le tre guardiane si stavano preparando per il turno, sì, precisiamo che però quel tipo di guardie e quel tipo di guardiane non sono armate. E loro come fanno, scusa, a tutelarsi in caso di aggressione? Non possono tutelarsi. E perché non sono armate? Controllano solo che i locali siano a posto. Ma pensa te.
I tre uomini erano già all'interno del bagno, si sono fatti, quindi sono entrati casualmente come dei visitatori, poi si sono infilati nel bagno nell'attesa che chiudesse il museo. Sì. Indossano tutti e tre un passamontagna e tutti e tre si tolgono le scarpe. Per non lasciare impronte, quindi le scarpe le butteranno fuori da qualche parte? Forse le lasciano nel bagno, non lo so. Comunque, andranno dalle tre donne con la forza e le armi spianate, insomma, le obbligano a richiudersi dentro il magazzino dove poi sono state trovate. Sì, le legano, le imbavagliano, ovvio, tutto quello. Ovvio. L'importante è che non le fanno neanche violenza, almeno quello. Sì, tranne una, che sarà costretta ad andare al pannello elettrico prima per disattivare tutti gli allarmi del museo. Sì, altrimenti sarebbe suonato il mondo. Appena tocchi qualcosa, salta. Eh sì. L'uomo poi si farà dare anche l'incasso della giornata, che è 1.000.000 lire. Beh, al museo guadagnava 1.000.000 lire, poco. Sì. Vabbè, all'epoca. Ovviamente rispetto a quello che è il valore dei quadri, ma non si butta via niente. No, assolutamente. Ovviamente saranno controllate le persone che gravitavano intorno alla galleria, anche perché se ci sono le telecamere di sicurezza, magari riescono a capire tra tutti i clienti chi è. Ma poi tra l'altro in quel periodo vi erano diversi cantieri aperti nel museo. Anzi, ce n'erano addirittura 5. Addirittura? Che stavano sistemando, sì. E quindi questo aveva un po' precluso anche i movimenti all'interno. Beh, questo vuol dire che dovranno controllare 150 persone. Ah, solo? Sì. Beh, insomma, un po' un lavorino. Insomma, pare che nessuno si sia fatto male, ma anche se le donne sono ovviamente sotto shock, penso che ci sono restate per un bel po' di tempo sotto shock. Ovviamente, anche se non ci sono feriti, è necessario fermare l'altro. Uno viene preso solo se deve uccidere. Assolutamente, assolutamente. Anche se sono delle opere invendibili, ma di sicuro lo trovano il modo per venderle. Ci sarà qualcuno che... Se no che cosa li rubi a fare se poi tu pensi di non riuscire a venderli? Ecco allora che verranno messe sotto controllo le utenze telefoniche di tutti quelli che lavorano nella galleria. Ma com'è possibile che una galleria così importante e piena di opere di inestimabile valore sia stata una meta tanto semplice da avvicinare? Insomma, le indagini richiederanno tempo e risorse. Sì. Era quasi scontato che i tre ladri sapessero bene il da farsi. Sì. E soprattutto che qualcuno all'interno gli avesse anche dato delle dritte. Penso proprio di sì. Non fai un colpo del genere se non sei ben preparato. E ad un certo punto arriverà anche una telefonata al Gazzettino di Vicenza. Sì. Chi è al telefono? Al telefono dicono di parlare a nome della mala del Brenta. Sono stati loro a prendere i quadri. Ah. In cambio dei quadri cosa vogliono? Vogliono la liberazione del boss di Felice Maniero. Sì. E poi? E poi arriva una seconda telefonata a un'agenzia di stampa. Insomma, possibile che ci possa essere di mezzo la mafia? Eh sì. Ma quei quadri dove andranno alla fine? Gli inquirenti penseranno che potesse esserci un interesse anche oltre i confini italiani. Sicuro. E dunque bisogna guardare all'estero e coinvolgere a quel punto l'Interpol. E poi le indagini porteranno ad un certo punto a pensare che adesso le coinvolti nella rapina ci fossero persone ben precise. Iniziamo a fare dei nomi. Uno di questi è Ximene. L'uomo di origini italiane stava scontando una condanna in Belgio. Lui è arrivato da Roma, stabilendosi a Casalotti, la zona nord-ovest, una zona che pare essere pericolosa. Sì, considerata addirittura malfamata. E poi c'è anche un certo Riccardo che gestisce un bar. Eh sì, e che ha affittato un appartamento proprio a Ximene. Lui passa molto tempo nel locale perché? Perché sta insieme proprio alla figlia del proprietario, che è Anna Rita. Ed ecco, è proprio in quel bar che Riccardo ha presentato Ximene a un certo Claudio Trevisan. Claudio è sposato con Stefania Viglongo. Sì. Stefania Viglongo, che guarda caso lavora proprio alla Galleria Nazionale d'Arte di Roma. Qua c'è già allora qualche connessione. E infatti iniziamo a delineare quali potrebbero essere i collegamenti che hanno portato alla sparizione dei quadri. Allora, è proprio in quel bar che gli uomini nominati hanno organizzato e pianificato Il tutto. Può darsi. Dalle intercettazioni si potrà sentire Trevisan dire che la situazione lo preoccupa, perché la moglie vive lì e le autorità non ci metteranno tanto a capire a questo punto che Trevisan e Ximene hanno un complice. Sì, ce l'hanno. E sentiranno il proprietario del bar parlare proprio a Ximene. Lui dirà che non sospetta di nessuno, bisognava solo aver pazienza e tutti si sarebbero sistemati. Le indagini così proseguono. E le intercettazioni permetteranno a questo punto di capire che Trevisan e Ximene
Non sono soli, abbiamo visto, hanno un complice. Chi è quest'uomo? Quest'uomo è uno di Torino. Gli investigatori sentiranno una telefonata in cui Alessandro Sinti, che fa il barista, chiederà a Ximene se ci sono novità a Torino. Lui dirà che no, non ce ne sono. No, però c'è una cosa che deve sapere. Lui è stanco di dover aspettare. Ecco perché vuole chiarire subito le cose con Trevisan. Insomma, ora gli investigatori hanno un luogo e un incontro da monitorare. Ecco perché alcuni di loro prenderanno l'aereo per quel di Torino, in modo di precedere i ladri che stanno arrivando per incontrarsi a Torino con questo... Fanno in tempo, sono così bravi questa volta. Sì, arrivano. Un altro gruppo di investigatori organizzerà un controllo in strada, in modo ovviamente da poter fermare l'auto con a bordo i malviventi. Ma guarda che trovare malviventi che passano in auto ce ne va, non è mica facile fare i posti di blocco, E poter piazzare ovviamente all'interno dell'auto che viene fermata anche una microspia. Mamma mia, ma è difficilissimo, Lo fanno, dunque l'auto sarà intercettata e fermata per un controllo stradale. Ma pensa te. E con la scusa di controllare i loro documenti, Trevisan e Ximene saranno portati in un commissariato vicino. Ma l'agente inserirà la microspia all'interno dello specchietto retrovisore come se niente fosse. Sì, perché loro sono dentro il commissariato. I due tornano in auto e riprenderanno la strada. Se i cifici pensano di averla scampata, insomma, non sono preoccupati del controllo. No, perché a Torino risulta un controllo normale. Sì, non si sono neanche preoccupati, non gli è venuto un po' il pensiero. No, pensano, ce la siamo cavata così. I due infatti devono incontrare il complice e in quel momento le autorità possono già monitorare bene per filo e per segno quello che i due si diranno. Infatti parleranno proprio della rapina alla Galleria Nazionale di Roma. Parlano di quei problemi con il complice di Torino. Sì, perché aveva promesso che i quadri li avrebbe venduti lui. Invece lui è uno che è già conosciuto dalle autorità. È un dedito ai furti, vive una vita alquanto ritirata e abita vicino a una scuola. Era lui che materialmente in quel momento aveva a casa i tre quadri. E però se sei già conosciuto dalle autorità non è che ti puoi andare a mettere a vendere quadri. Infatti era lui che aveva promesso agli altri di avere un compratore, perché sennò è inutile rubare dei quadri che non puoi piazzare se non hai chi li compra. Ma chi può essere questo compratore che sa che quei tre quadri non potranno mai essere mostrati al mondo? Ma davvero? Ma cosa te ne fai? Io non riesco a capire. Sono quelli che hanno soldi e... Per il piacere di possedere, di averli, se li tengono in casa nascosti. Sì, è vero. I banditi parlano e non hanno idea che tutte le loro conversazioni ovviamente vengono ascoltate dalle autorità. Bravi. Non si rendono neanche conto che proprio dietro di loro c'è anche un'auto della polizia che li sta pedinando, probabilmente è un'auto in borghese, certo. I due arriveranno all'incontro ma faranno una brutta scoperta, ovvero Petruzzi non ha più il compratore, come abbiamo capito. No, ma secondo me era un bluff che ce l'avesse. Ha cambiato idea, dice. In altre parole, di quei quadri non ci fanno nulla se non c'è il compratore. Che sta zarda. No, anche perché dobbiamo pensare che sono quadri che valgono milioni e non è facile trovare qualcuno che può permetterseli e che vuole anche correre il rischio di averli come merce rubata, insomma. Tra i tre a questo punto ci sarà una brutta discussione. Alla fine Trevisan e Ximene se le tornano a casa. Almeno adesso non c'è nessun crimine. Ovviamente le intercettazioni in auto continueranno da parte delle autorità, anche se ormai è evidente che i tre sono responsabili della rapina. Certo, è bene scoprire ogni dettaglio di quel gruppo e di certo anche se c'è qualche altro complice, insomma, capiamolo bene. Infatti non è cosa facile prendere da un museo tanto famoso quadri tanto pregiati, dunque. I due paventiranno anche l'ipotesi che se non riusciranno a trovare un acquirente dei quadri, cosa fanno? Li vogliono restituire? Scusate, ci si è sbagliati. Devono farli sparire, li distruggono, li bruciano. Mamma mia, che danno. Ovviamente quella è un'ipotesi che per le autorità non può presentarsi, devono fare in modo di fermare i ladri e assicurarli alla giustizia prima che bruciano i quadri. Terribile. È imprescindibile che quelle opere devono essere recuperate. Già in passato era successo di quadri rubati e trovati solo dopo anni, però almeno li hanno trovati in Giamaica. Pazzesco. Dunque le ipotesi possono essere davvero tante di quello che può ancora capitare. Gli uomini saranno monitorati costantemente finché non arriverà una telefonata che li interessa particolarmente. In quella telefonata si fa sapere ai due che le auto sono a posto e che i cosi sono a nanna. Che in altri termini significa che sono al sicuro. Che cosa significa quella frase? Beh, che molto probabilmente i quadri sono tornati a Roma.
Sì, dal momento che a Torino non c'è stato nessun compratore, proveranno a piazzarli da altre parti. Oppure li distruggono. Ovviamente è il momento di intervenire per le autorità, non devono perdere neanche un secondo. E la cosa da fare è in simultanea, sia a Roma che a Torino. Sì, per fermarli tutti insieme. Eh sì. Se no magari uno dei due riesce... Non si può rischiare di prendere una parte e mentre l'altra può scappare. Sì. Quindi arriviamo alla notte del 6 luglio, quando l'operazione inizia. Sì, è l'alba. Siamo a Torino. E le autorità circondano l'abitazione di Petruzzi. E poi un agente entra per una finestra aperta nella camera da letto e si trova davanti proprio Roberto Petruzzi. Sì, cerca di prendere qualcosa da sotto il letto. L'agente riesce a fermarlo e ad ammanettarlo. Che cosa trovano sotto il letto? Forse voleva una pistola e voleva seccare il poliziotto. Certo. Ecco. Cosa trovano sotto il letto? Fucili a pompa, mitragliatrici, no, non credete una pistolina e basta, fucili a pompa, mitragliatrici, parrucche, barba finta, passamontagna, munizioni, anche dei quadri, basta. Tuttavia non c'è traccia. Vabbè, non è che poteva avere quelli anche sotto il letto, eh? No. Era già pieno il letto sotto. Nello stesso momento scatterà ovviamente l'operazione di cattura anche a Roma. Eh sì, allora siamo a Roma. Anna Maria Sinti aprirà la porta di casa i carabinieri che fanno irruzione e quindi... Quindi entrano, si procederà con la perquisizione dell'abitazione, all'interno di un sacco di plastica verrà trovato il giardiniere, che non è l'uomo che fa la roba sotto casa, ma è il quadro, l'opera di Van Gogh. E poi, avvolto in una coperta, c'è anche il quadro di Cézanne. Insomma, le perquisizioni fatte a Roma saranno 17, quelle di Torino solo 8, quindi i quadri ce l'aveva la tizia del museo. Ma in poco tempo si ritroveranno i tre quadri. A casa della tipa. A casa di Trevisan, sì. L'ultimo sarà consegnato spontaneamente da chi lo teneva. È un altro della banda, forse per avere una condanna minore. E alla fine si procede con gli arresti, perché a questo punto... Allora, la prima a essere presa ovviamente è Anna Maria Sinti, poi c'è Ximene, e poi Alessandro Sinti, Claudio Trevisan, Stefania Viglongo... Quindi la Stefania era la quella Stefania dipendente della galleria. È la dipendente. E si supporrà che fosse stata proprio lei a far aiutare i ladri e nasconderli in bagno nel momento della chiusura della galleria. È probabile. Sì, ma Stefania, perché l'ha fatto? Perché Stefania aveva problemi economici. Ma sì, per forza. E forse era stata vittima di usurai. Lei però si proclamava innocente. Sì, dirà che era stato il marito a trarre l'inganno. Era stato Trevisan. Tira la zappa sui piedi al marito. Brava. Sì. Lei si proclamerà innocente, era stato il marito, comunque 50 giorni dopo, sono passati 50 giorni dalla rapina, i quadri saranno presentati di nuovo al pubblico, cioè sono tornati lì dove erano al museo. Quindi sono stati salvati. Sì. Questa rapina permetterà di migliorare i mezzi di controllo. Vedi altri furti, perché hanno capito che forse era da rafforzare un po' di più la sicurezza. E poi arrivano ovviamente le condanne. Per Ximene saranno 7 anni di prigione. Mica tanti poi alla fine. No, vabbè, rubano dei quadri, non hanno ammazzato nessuno. Petruzzi se ne prenderà 8. 6 anni e 4 mesi invece per Trevisan. Alessandro Sinti, il barista, accusato di favoreggiamento, si prenderà 2 anni e 6 mesi. La prescrizione del reato libererà invece Anna Maria Sinti, la moglie del barista. Sì. Prescrizione, quindi sì. Alla condanna di 4 anni e mezzo non c'è no. E poi c'è la moglie di Trevisan. Trevisan invece è la Viglongo, la dipendente della galleria. Quanto si prende? 7 anni. Ecco. Insomma, nessuno si è fatto male, nessuno ci ha rimesso la vita. I colpevoli, i ladri, sono stati presi e condannati. Sì. Dunque, giustizia è stata fatta. Siamo contenti. Per una volta vediamo proprio che le autorità in questo caso hanno lavorato bene, perché sono riusciti a organizzare bene. Sì. Il tutto tra Torino e Roma sono stati bravini. Certo, ci sarà poi la delusione da parte delle colleghe di Stefania nell'apprendere che una loro collega e anche amica che si frequentavano anche al di fuori del lavoro le avesse in qualche modo tradite. Caspita. Insomma, andranno anche in terapia, rimarranno scosse dall'evento. Sì, comunque resti scioccato da un'esperienza di questo tipo. Se pensi che la tua amica è stata l'artefice, un po' ti girano le scatole. C'è stato il rischio di perdere opere inestimabili, ma questo per fortuna non è avvenuto. Tutto si è concluso per il meglio. Dunque è un'indagine un po' più leggera questa sera. Sì. Non vede nessuna vittima, se non a livello psicologico e morale. Esatto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ovviamente vi diamo appuntamento a domenica prossima con una nuova puntata di Notturno Crime, dove trattiamo esclusivamente un caso tutto italiano. Vi aspettiamo. Non mancate.
Ragazzi, grazie, grazie di averci seguito fino a qui. Le Kreimber chiudono e sempre vi ricordano, occhio alle stranezze. Un saluto!